questo universo complesso, contraddittorio, pieno di difetti e anche di pregi, è stato scompaginato l'anno scorso, lo scorso maggio, dal doppio premio della giuria a Cannes, dato al Divo di Paolo Sorrentino e a Gomorra di Matteo Garrone. Quindi questa generazione un po' con un ritorno ai pugni in tasca, questa generazione arrabbiata di cui parlavo prima, dei Munsi, dei Gaglianoni, delle Taviani, dei Vicari. Vicari è stato qui nella tavola, nella bella tavola rotonda dell'altro ieri, ha assaporato un po' una vendetta con questo film, con questo doppio film di Sorrentino e di Garrone, che ha vinto anche al box office, che ha sbancato e al box office, e che ci fa dire che dagli invisibili, ed invisibile è anche un filmato che abbiamo fatto noi col dipartimento, che da invisibile diventa visibile, addirittura stravisibile. Garrone probabilmente concorre agli Oscar, concorre ai premi internazionali, speriamo che lo faccia. Ma questo è il mio punto che mi piacerebbe sottoporlo alla platea. E questi due film sono accomunati dalla voglia di lavorare sull'ideologia. Da un lato sono due film che parlano della camorra, che parlano di Andreotti, parlano della corruzione, parlano delle tangenti, parlano della mafia, parlano del degrado della nostra società. Finalmente si parla di questo, no? C'era un articolo di Dario Zonta in un libro sul cinema, proprio sulla Meglio Gioventù, che diceva che mancano alcune tematiche, non si ha il coraggio di affermare alcune tematiche. Camorra lo fa, e a questo proposito cito un altro freschissimo libro, a sei mani, non solo Gomorra, sul cinema di Matteo Garrone, che è stato presentato a Torino. Tra l'altro, tra gli implicati c'è il nostro De Santis, che ha lavorato anche all'organizzazione di questo convegno. Ma allora, questi due film sono accomunati dalla forza dell'ideologia, ma questo è il mio punto di vista, sono accomunati soprattutto dalla forza delle immagini, nel senso, nella vecchia diatriba tra forma e contenuto è la forma che vince assolutamente. Lo ha dichiarato lo stesso Sorrentino a Cannes, quando dice che era lieto della vittoria insieme a Garrone, perché sono due registi interessati alla forza dell'immagine. Cioè, allora, questa nuova forza dell'immagine, questa che io chiamo una visionarietà, una capacità di andare oltre lo sguardo, no? A occhi chiusi e spalancati, come faceva Kubrick, che è la vera rivoluzione del cinema italiano contemporaneo, non perché parla di tunisini o di emigrazione o di donne o di rapporti con l'alterità, ma perché ha un forte contenuto, una forte capacità espressiva, un modo di produrre stile e forma. Gomorra, ad esempio, che sappiamo tratto dal bestseller di Saviano, che è in questi giorni tra l'altro nelle nostre aule, è un film visionario e incubico, una metafora sull'Italia di oggi e sui destini dello stesso cinema, sospeso tra autorialità e genere. Una lettura dal punto di vista del genere del film sarebbe interessante. Ed è anche un esercizio di stile sulla struttura narrativa, che esplode nell'intreccio delle storie. Sappiamo di queste storie intrecciate dentro l'universo incubico, questa location bellissima del casermone, no? Che viene rappresentato, quello del Napolitano. Quindi si tratta di un film colto, ambizioso, autoconsapevole, ed era forse l'unico modo per misurarsi con un testo complesso come il libro di Saviano. Il Scampia diventa un luogo, sì, è realistico, è quello Scampia, ci siamo detti, ma è fotografato e visto in maniera talmente iperreale da fare diventare quel paesaggio quello sì politico, una grande metafora del vivere di oggi. La stessa cosa si potrebbe dire del Divo. Il Divo è, come il film di Garrone, un affresco potente dell'Italia di oggi e di ieri, un apologo del potere, dedicato com'è alla figura di Giulio Andreotti. Ed è un progetto coraggioso, non solo perché è pericoloso fare un film su una delle figure più discusse della storia patria, ed è pericoloso, aggiungo io, e forse un po' il difetto del film, andare a cercare le somiglianze, no? Cercare i sosia di quei momenti, ed è forse per me la debolezza del film. Però è un film certamente rischioso, che deve fare i conti col cinema civile, col cinema di denuncia, col cinema di cui espressione è persino il muro di gomma, no, persino, cioè, certamente anche il muro di gomma di cui
Purgatori è uno degli autori, ma il film sorrentino, ribadisco, è forte perché è un film metafisico che parte dalla vicenda reale di Andreotti per entrare dentro le trame più misteriose dell'Italia degli anni 60 e costruisce una grande metafora del potere ed anche un ritratto collettivo del nostro paese. È un'estetica che diventa etica, anche questa alla maniera della vecchia scuola neorealista, mi sembra che fosse un cavallo di battaglia di Lino Miccichè. Sorrentino ha un grande talento nell'uso del mezzo cinematografico, l'uso del racconto e dei movimenti di macchina. Si vede l'elaborato piano sequenza in cui la macchina da presa probabilmente è una Steadicam più un dolly. Segue Andreotti dal suo ingresso nel tribunale sino al tavolo in cui si siede, al tribunale che dovrà giudicarlo, e dà un grande mestiere anche nell'uso degli attori, la presenza ad esempio di Tony Servillo che accomuna i due film. Tony Servillo è lui forse davvero il divo del nuovo cinema italiano.